Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono le 9.38 del mattino e sono già in macchina. Perché vi starete chiedendo? In realtà me lo potrei chiedere anch'io. Mi dico anche, ma chi cazzo allora me l'ha fatto fare? Ma oggi andrò a fare una cosa molto figa, nel caso dovesse riuscire, perché non ho idea. Ma se state vedendo questo video probabilmente sarà riuscita, quindi grande Jumpytech. Oggi farò decidere alla mia Tesla cosa mangerò per 24 ore, perché ho scoperto una funzione nel navigatore davvero super interessante. Ho detto, questa roba va sfruttata assolutamente per un video. Quindi sono qui parcheggiato in città, perché ho appena lasciato Marika in zona per fare delle commissioni, quindi la riprenderò poi tra due orette. Sono, come dicevo, le 9.39 e devo assolutamente fare colazione. Ma come faccio? Nel navigatore, oltre ad esserci i recenti, i preferiti, che non c'è un cazzo, la ricarica con tutte le varie colonnine, ovviamente abbiamo due voci super interessanti. Una si chiama affamato e una fortunato. Fortunato ti dà tipo dei luoghi di interesse storici o comunque dei luoghi turistici da visitare, mentre affamato ti dà tutti i ristoranti in zona, ed è proprio questo che utilizzeremo per fare questo video. Quindi devo fare colazione e spero mi trovi un bar vicino. Ovviamente la macchina poi mi darà una lista di ristoranti e io sceglierò il primo, presuppongo. Nel caso poi il primo sia chiuso, andiamo al secondo e così via, spero. Quindi andiamo a cliccare affamato. Questa sarà la nostra colazione. Eni caffè sciuti a 0 km. Ok, io già so che questo praticamente è chiuso, perché praticamente dietro di me, alle mie spalle, lì c'è un Eni, come potete vedere. Guardate lì, ok, c'è un Eni, ma non c'è un bar, credo. O forse sì, sapete che c'è, ci andiamo. Sono arrivato nel posto, non c'è un Eni caffè proprio dell'Eni, nonostante il navigatore mi segnasse quello, però c'è questa roba qui, bar e tabacchi, proprio quello che mi serviva. Spero ci sia una buona colazione, andiamo. Tesla lasciata godurosamente in seconda fila, avrei potuto parcheggiarla lì. Preferisco non occupare gli stalli di ricarica, cazzo di cane. Ma andiamo al bar, vediamo cosa c'è. Vado di cornetto vuoto. Colazione fatta, cornetto e caffè, onesto. Adesso vorrei portare a lavare la macchina, perché è in condizioni veramente pietose. Cioè, guardate qui che schifo che c'è dietro, c'è una merda. Vediamo se il lavaggio mi fa questo grandissimo favore. Ne dubito, però ci provo. Comunque questo sarà il mood del video di oggi. Io faccio scegliere alla macchina un ristorante o dei ristoranti e io ci andrò, semplicemente. Poi cosa effettivamente mangerò lo deciderò io, perché non è che la Tesla fa i miracoli. Però già che mi sceglie il ristorante è una cosa che mi ha allettato e mi ha stuzzicato l'idea di fare questo video. Quindi ora vediamo se mi lavano la macchina e poi vediamo dove pranzeremo, ovviamente. Sono al lavaggio, fortunatamente c'è disponibilità. Vi faccio vedere adesso il prima della mia macchina e poi il dopo. Cioè, guardate qui in che condizioni pietose è. In questi giorni ha piovuto un sacco ed è veramente super 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 sporca. Auto pulita, si sono fatte intanto le 11.38. Si è fatta una certa, ma comunque non l'ora di pranzo, quindi penso che vado direttamente a casa. Devo fare alcune cose di lavoro, poi riusciamo per vedere dove ci porta la macchina a mangiare. Vediamo cosa ci offrirà la Tesla per pranzo. Ed eccoci qua, si sono fatte le 13.27 ed è il momento del pranzo. Cosa ci consiglierà la nostra cara Tesla? Andiamolo a vedere. Tra l'altro adesso abbiamo una special guest. Non lo so, lo deciderà la macchina. Vediamo. C'è un aggiornamento, non lo faremo. Quindi, prego, vai. E che devo fare? Clicca naviga, affamato. Oh, Zangaloro! È dista 700 metri. Che comunque, ti posso dire che Zangaloro non ci finisce per niente male, bro. Dai, dai, dai. E andiamo dal buon Zanga. Per chi se lo stesse chiedendo, non è della città. Zangaloro è un posto dove si mangia carne, insalate, pasta. Sì, tipo una steakhouse. Però a fast food, però buono, ecco. Auto sapientemente parcheggiata. E dove andare? Lì. Abbiamo appena scelto il nostro pasto. Marika si è presa una tagliata di manzo e un coco burger, che è un crispy McBacon fatto un po' meglio. Adesso ve lo farò vedere. Come dice la signorina? Artigianale, più buono. Artigianale, più buono. Fino adesso la Tesla si è comportata davvero super bene. Ci sta facendo mangiare, anzi mi sta facendo mangiare cose squisite. Vedremo stasera dove mi porterà, mia cara Maritech. Se lo fai una... No, non mi va. E voilà, il pranzo è servito. Questo è il mio panino. Come dicevo, il coco burger. C'è bacon, burger, pomodoro. Basta. Marika una tagliata. E se magna. Brava Tesla, mi stai piacendo quest'oggi. Guardate quanto il bacon è bello croccante. C'è tutto il cheddar.
Zio Pera, quanto è invitante. È più buono no, del crispy. Manca la salsa del crispy. Il crispy è il crispy. Ma questo, mamma mia, spaziale, lo giuro. Dopo pranzo, purtroppo qui non ha deciso la Tesla dove andare, ma ha deciso Marica. Questi sono tutti i vestiti miei. Non so quanto spenderò, ma probabilmente tantissimo. Però ci sta, dai. Ma ci stavano. E io ovviamente, da bravo Giampiero Tecnologia, compro sempre profumi. Ovunque vado compro un profumo. Ho 200.000 profumi a casa, ma va bene così. Raga, allora, sono in macchina, ripresa l'auto. Sto girando in realtà un po' a zonzo in giro per la città, perché ero praticamente nella zona dove ero stamattina. E quindi se andassi magari a cercare con la ricerca affamato sulla macchina, magari mi dava gli stessi posti della colazione, quindi non va benissimo. Quindi ho deciso di muovermi un attimino a casissimo, senza una meta. Tra poco mi parcheggerò e deciderò il destino della cena. Intanto si sono fatte le 8:30, direi che è l'ora adatta per fare una cena. Ma mi sono parcheggiato in questa piazza, ho trovato incredibilmente un parcheggio qui, bello, tranquillo. E adesso andiamo a decidere, vediamo cosa mangiamo. Tra l'altro sono da solo, non c'è Marica con me, quindi penso di prendere un cibo da asporto, nel senso, ovunque mi esca il posto gli chiedo se lo possono fare da asporto, chiaramente senza stare lì a sedermi, così poi lo vado a gustare sapientemente a casa. Quindi vediamo cosa mi esce. Sono le 20:31, ci sono 27 gradi nel caso vi interessi, e andiamo a cercare il nostro cibo. Ormai l'iter lo conosciamo, quindi naviga, clicchiamo affamato. Galloway, non sapevo ci fosse un Galloway qui vicino, posso dire? Andiamo. Galloway non è quel posto dove fanno tipo tutti i polletti, quelle robe lì? Super interessante, quindi vado, lascio parcheggiato qui, tra l'altro visto che il ristorante è tipo a 400 metri, quindi top. Vado a vedere cosa riesco a mangiare, se mangio. Tra l'altro stasera c'è proprio una sera bellissima d'estate con... Guardate lì il cielo, un lieve tramontino, stupendo, bellissimo. Io adoro queste sere d'estate fresche, non calde, non afose, ma... piacevoli. Quindi adesso mi sto dirigendo, spero, verso il ristorante, chiaramente senza farmi investire. Magari ho preso il menù, adesso vediamo cosa mangio. Tra l'altro ho chiamato Marica, lei non sta cenando, quindi porterò anche qualcosa a lei. Già l'ho chiamata e mi ha detto cosa vuole. Regolare, bro. Adesso sceglierò io invece. Ordine fatto, ho preso due wrap, indovinate qual è il mio e qual è quello di Marica. Io adesso non ve lo dico, ve lo dirò quando lo mangeremo. Comunque posso dire che la Tesla non si è comportata per niente male nella scelta dei ristoranti, chiaramente. E ovviamente, raga, lo so che mi dà quelli più vicini alla macchina, ma non necessariamente mi dà quelli proprio attaccati alla macchina. Per questo è figo, perché ogni volta che io vado a cliccare affamato cambiano sempre, indifferentemente dalla distanza. Certo, non è una distanza dei 30 km, ma in un raggio di 1-2 km massimo, ecco. Quindi molto interessante questa cosa della macchina, mi piace e l'ho sfruttata per fare questo video. Adesso voglio il mio wrap. Tra l'altro nel frattempo che aspetto mi vengono sempre idee strane. Nella macchina c'è anche la sezione fortunato. Potremmo fare un altro video dove la Tesla decide tipo la mia vacanza o la mia destinazione. Potrebbe essere molto figo. Io clicco fortunato e la prima destinazione sarà quella che devo raggiungere in incognito, senza che io sappia nulla della destinazione che sto raggiungendo. Quella potrebbe essere anche un'idea video molto interessante. Fatemi sapere se vi interessa, perché in caso la facciamo insieme. E mi porto a casa il mio bel bottino. Ritorniamo in macchina e si va a mangiare. Quindi sto portando anche la cena a Marica. Guarda che bravo fidanzato, sono proprio da sposare. Ah, già vero, mi sto sposando seriamente. Comunque raga, uno può dire quello che vuole, che le elettriche fanno schifo, che può non piacerti il brand, può non piacerti la tecnologia, ma esteticamente sta macchina, cazzo, quanto è figa. Cioè, obiettivamente, lasciando stare la tecnologia, ma la macchina, zio Pera, è pazzesca. Ogni volta che la guardo me ne innamoro sempre di più. E si torna a casa! Figa! Raga, sono tutto il giorno alla guida, onestamente mi sono rotto il cazzo. Ma una cosa che voglio anche farvi vedere, che nonostante io sia alla guida da questa mattina, cioè ho preso la macchina alle 9 e comunque ho girato... Ho girato un bel po', ho fatto anche altre commissioni oltre il video. La macchina era al 90%, adesso c'è il 69% di batteria. Arriverò a casa con il 68%. Cioè, non consumo un cazzo la macchina. Nel frattempo, probabilmente stanno girando un film, qualcosa qui dove sto passando io. Che bello, voglio fare la comparsa. Comunque, sono arrivato a casa. Piccolo dato per i nerd: da quando stamattina l'ho staccata la ricarica, quindi al 90%, ho fatto 156 km. Ho consumato 220 wattora per chilometro, che è un botto, perché ho guido di merda. Ne è consapevole questo, che ho fatto 4 km dal ristorante a casa e ho fatto 264 wattora a chilometro, veramente un sacco. Però sono arrivato, come vi dicevo, col 68%, e per 156 km praticamente ho consumato solo il 20% circa di batteria, che è buono secondo me. Potrei fare molto di meglio, però è buono, credo. Ma andiamo a mangiare, basta ste pippe. Intanto grazie alla macchina, buonanotte, grazie per avermi fatto mangiare oggi tutti questi pasti. Adesso saliamo e mangio, adesso tu ti ricarichi e riposi un attimino. Ed eccoci qua, portando la cena a Mari pure, un suo wrap vegano. Non è vegano, è vegetariano. Vegetariano, comunque sarà buono. E questo è il mio American Wrap, mia cara Maritech.
hamburger, bacon, un crispy McBacon fatto a wrap, sì, a piadina. Allora, sono sincero, non voto tipo mai, ma proprio mai da Galloway, non so perché snobbo sempre sto posto. Tra l'altro ho scoperto esserci qui vicino, quindi top. Però, vediamo com'è. C'è pure l'uovo. Cazzo, è strabuono. Brava macchina. A prezzo, buonissimo. Ma c'è l'uovo? È uguale a quello del Mac. E il cheddar. Buonissimo, strabuono. Top.